si possono guadagnare 3 punti e vedere la rincorsa scudetto in pericolo se l'immagine è Vieri zoppicante per uno stiramento. Si possono giocare 40 minuti in una sola metà campo, quella del Venezia, e vedere poco dell'Inter che si vorrebbe, almeno fino al gol sblocca il risultato dell'attaccante finora più continuo, 5 reti in 5 gare, e la gioia che non sgorga dai suoi gesti, forse perché i fischi del pubblico affamato di spettacolo pesano più della marcatura asfissiante di Ingotti e Bilica, preparata efficacemente da Oddo. In un gioco che per l'Inter si dipana lento e prevedibile, anche con l'ingresso di Zamorano, il Venezia trova il modo di farsi avanti, ma Ganz viene fermato per un fuorigioco che non sembra esserci. Un attaccante in più, ho deciso di metterlo per distogliere un po' l'attenzione della difesa avversaria sull'una o sull'altra punta centrale. Questo era utile perché Vieri altrimenti aveva sempre 2-3 d'addosso. Dopo il vantaggio e l'immaginabile rapporto nello spogliatoio, torna un Inter più determinata e alla prima vera accelerazione Recoba offre un assist a Zamorano che prende il nome di 2-0. Proprio sulla coppia sudamericana l'Inter, priva di Vieri, dovrà contare molto in vista di Milan e Lazio. Certo, non mancano altre soluzioni e le valutazioni finali spettano a Lippi. Il Venezia si sgretola sotto il riscatto interista. Oddo prova a rimescolare l'attacco mettendo Budan e Magnero per Ganz e Iachini, senza creare però reali pericoli. Noi abbiamo provato oggi a fare risultato come abbiamo provato anche domenica scorsa con la Juve, ma sicuramente non sono queste le partite in cui dobbiamo fare dei punti. Noi dobbiamo necessariamente farli con le squadre alla nostra portata e la prima avviene domenica, è un confronto diretto in casa nostra, è chiaro che dobbiamo lì non fallire. I neroazzurri ritrovano la tranquillità per gestire la partita senza subire contropiedi. Recoba si conferma ancora tra i più in crescita, pronto non solo a confezionare passaggi importanti per i compagni, ma anche a segnare 6ª rete in campionato. Quelli che ci saremo dovremo cercare di fare bene domenica subito col Milan, che è una partita importantissima per noi, poi si vedrà. Sicuramente noi abbiamo del Messi per arrivare alla fine del campionato con possibilità di vincerlo. Ma sono ancora tutte da valutare le nubi che eventualmente si addenseranno sull'orizzonte nero-azzurro. Vieri non è un giocatore come tanti altri, Milan e Lazio non sono avversarie come tante altre. È tutta qui, in questo lamento, la delusione dell'Inter. Basta un attimo, un movimento sbagliato, Vieri che alza il braccio e la festa rincorsa nerazzurra passa in secondo piano. In attesa dell'ecografia prevista per domani, la paura è che si tratti di uno stiramento ai flessori della coscia destra. Come dire che ce n'è abbastanza per cominciare nel modo peggiore la settimana che porta al derby. Sono due le note negative, l'infortunio di Vera che è grave e anche l'ammonizione a Gheorghiatos, che non potrà giocare a derby neanche lui. E l'infortunio di Vera veramente dispiace tanto, perché poi questo ragazzo ci ha messo tanta volontà ultimamente per riprendersi bene e nel momento migliore, cioè in cui si sentiva meglio, ha avuto questo infortunio. Però il campionato c'è ancora tante partite per cui farà tempo a riprendersi ancora e far bene. A stemperare la delusione del popolo interista, cominciata ancora prima dell'infortunio di Vieri, ci pensa l'avvocato Prisco. Vieri non ha esultato quando ha segnato, non è la prima volta. Non ha ognuno il suo carattere. Non so se mi abbia fatto la delega, ma ho esultato io e questo è importante per me.